Un po' di tempo fa sul sito del Movimento Libertario è uscito questo articolo molto bello, La secessione è un principio civilissimo, di Pietro Agriesti. Sappiamo che in Catalogna è in atto un tentativo di separazione, di rendersi indipendente dallo Stato centrale di Madrid, dello Stato spagnolo, e che gli attivisti indipendentisti catalani sono stati incarcerati e alcuni di loro stanno ancora in carcere, ancora senza un processo. Questo per dire la violenza legalizzata che impiega lo Stato contro tutti coloro che, pur pacificamente, rispettando il principio di non aggressione, perché non aggrediscono nessuno, vengono comunque privati delle loro libertà personali perché sostengono una diversa organizzazione della società. L'autore dell'articolo scrive che è a favore dell'indipendenza della Catalogna e più in generale di ogni indipendenza e di ogni secessione per principio, perché mantenere il controllo di un territorio contro il volere dei suoi abitanti è un'occupazione militare. Gli stati sono nati quasi sempre sopra le teste dei cittadini, da guerre, annessioni, conquiste, accordi diplomatici, matrimoni fra reali, eccetera. Non sono comunità volontarie, ma esempi di integrazione forzata. Quindi cominciamo a sgombrare il campo da alcuni falsi miti come quello del nazionalismo. Molto spesso non sono comunità volontarie, ma integrazioni forzate gli stati nazionali. Come è accaduto nelle vicende catalane, la Spagna prima manganella chi vota per l'indipendenza e poi arresta e perseguita gli indipendentisti. Questa stortura si può correggere riconoscendo il principio di secessione, che renderebbe gli stati un po' più simili a comunità volontarie. Solo in una comunità volontaria si può dire a qualcuno: hai accettato di farne parte, ora ne devi rispettare le regole, perché se non ho scelto di farne parte, vi sono stato annesso a prescindere e non ho la possibilità di chiamarmene fuori, quelle regole non le ho mai accettate e mi vengono semplicemente imposte con la forza, democratiche o meno che siano. E quindi vediamo smontare un altro mito della democrazia. La democrazia sono regole imposte con la forza. La secessione è un principio civilissimo. Cosa c'è di più civile che ammettere la possibilità di separarsi? Cosa c'è di meno civile che voler mantenere in piedi una relazione con la violenza? La secessione è solo un caso particolare di un principio più generale che vuole ogni relazione umana, affettiva, sessuale, religiosa, economica, finanziaria, politica, eccetera, ogni relazione umana pacifica, volontaria, contrattuale e si applica tanto a livello individuale quanto a livello collettivo e politico. Come il divorzio è anche un modo per evitare tante tragedie familiari, così la secessione è un modo per evitare tante tragedie umane, guerre, ribellioni, terrorismo e così via. È essenziale che sia possibile separarsi e andare ognuno per la sua strada, anziché continuare a vivere in un clima sempre più conflittuale. Non è la fine di una relazione, ma il suo mantenimento che richiede il consenso di entrambe le parti. Quando anche solo una delle due parti non vuole più tenere in piedi la relazione, questa si scioglie, per quanto si possa ritenere questa decisione sbagliata.